Poi invece l'ultimo appuntamento con l'ultimo 22. Per l'ultima volta l'avvocato guardò il cinese e disse: sì? Io in realtà non sono un avvocato. Ah! No! Cosa? E il cinese rispose: e io non sono un cinese. Ma come? No! Che libro è? Finale sorpresa. Così il finto avvocato guardò dritto negli occhi il finto cinese e disse: in realtà io sono tuo padre. No! No! Ho capito! Cosa Quindi ha capito? Il padre e il figlio si sono ritrovati! Ma è geniale! Vabbè. Sì, no, vabbè, ma non c'è da piangere! Sì, carino! Però? Ti piace il finale? No, mi piace! Ma cosa c'è allora? È che mi ha ricordato che io in realtà mio padre... Perciò il finto avvocato... Sì? Sì! Il suo nome era J.J. Johnson Jr. Aia! Quante J ci sono? Sa che qualcuno viene chiamato al lavoro. Non lavora mai lui, non era ora, eh? Certo. Ti dicevo, mio padre... Ce n'è ancora! È J.J. Johnson, guarda. Junior, se non ricordo male, quindi... Johnson, è Johnson. Non sa con chi parlare. Non c'è dialogo, in quel... vabbè, succede. E finisce così il romanzo? Beh. Hai visto? Bella cazzata. Soddisfazioni, caspita. Praticamente il padre del cinese era diventato un panettiere che poi faceva l'avvocato e quindi si sentiva padre. Ma padre ma di cosa stesso. Sta dicendo? Giusto, eh? Non sei felice che è finita, eh? Insomma. Questa storia mi ha fatto venire in mente che mio padre, Alfa, sì? Non lo vedo da 23 anni. 23 anni? Alfa? Di lui mi è rimasta soltanto questa vecchia foto. È bella. È uscito di casa dicendo che andava a prendere le sigarette. Vabbè, scusa banale. È tornato. Infatti si chiama Alfa, quindi. È una storia triste, eh? Beh, certo che il tabacchi doveva essere proprio lontano. Sì, è quello il significato di questa storia. E ora? No, vengo chiusi. No. Ma poverini. Ma che vita fanno? Cosa? Ma che no, buio. No, niente. Aspetta. Ecco. Grazie. Sì, ma adesso riapre. Guarda che l'ultima volta siamo rimasti al buio per 5 anni. 5 anni, 4 mesi e 7 giorni. Sì, vabbè. Mica adesso. Male. No, dai, accendete. Che c'è? 7 giorni morirai. Ma cos'è, gli scherzi? Gli fanno gli scherzi. Sì, ragazzi, ora fate i cretini. Fate i cretini, dai. Aia. Vabbè, sempre con lui. Ah, pure. C'è anche un dito sotto, eh. E vabbè, ma quanto gliene danno? Chi è stato? Ma siete dei bastardi, siete! Io 5 anni così non ce ne faccio più! Ci credo! No, me ne vado! Dove va? Lo sapevo, se ne è preso. Dove pensa di andare? Vado un attimo. No, aspetta. Dove può andare una lettera? Dai, ma cosa fai? Sto facendo le valigie, io così qua non ci rimango, non ci resisto, vado al mare. Al mare. Ma va via. Aspettami! Anche lui al mare? Ehi, mi sa che siamo rimasti al buio. Sì. Sì, penso io. Questo no? Ehi! Cos'è? Scusi! Cosa ha toccato? Cos'è? Sì, adesso che si fa? Alfa! No! No! Il padre! È tornato! Sti cazzi distributori automatici! Cioè? Non è... Sì! Ci ho messo 23 anni a trovare le sigarette! Ma no, dai! Fanculo! I fiammiferi! Ma come? No. Torno subito! Ma come torno subito? Altri 23 anni ci vogliono! Ma e qui? Ma A e O dove sono? Vabbè, Piazza Duomo a Milano? Sei incartata? No! Guarda! Un po' Totò e Peppino! Ma... Sì. Manca ancora tanto al mare? No, no, guarda! È là dietro! Vieni, vieni! Magari! Dietro dove? Magari dietro Duomo ci fosse il mare! Dove?